Un traguardo volante firmato avanti tutta Onlus e un mercato chilometro 70.0 sono queste le maggiori novità della 37esima edizione della Grifonissima. La corsa podistica cittadina competitiva e no, che ogni anno coinvolge circa 10.000 persone, si terrà domenica 14 maggio con partenza alle ore 9.30 da Corso Vannucci e arrivo presso lo stadio Santa Giuliana. L'evento, organizzato da Unicredit, Circolo Dipendenti Perugia, è sostenuto dalla rete commerciale di Unicredit dell'Umbria, costituisce uno dei più frequentati appuntamenti podistici d'Italia, un momento di aggregazione sociale e sportiva profondamente radicato nel mondo della scuola, delle famiglie e degli sportivi della città di Perugia e della sua provincia. La 37esima edizione della manifestazione è stata presentata questa mattina presso la sede Unicredit di Madonna Alta dal presidente area commerciale Umbria di Unicredit Luciano Bacoccoli, dal presidente Fidel Umbria Marco Moscatelli, dall'assessore allo sport del comune di Perugia Emanuele Prisco, dal presidente del CONI Umbria Domenico Ignozza, una rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, da Michela Sciurpa di Vitacraft, dall'organizzatore e coordinatore della Grifonissima Gianluca Pisello, tra i presenti molti rappresentanti degli sponsor coinvolti, tra cui Leonardo Cenci di Avantitutta e il campione mondiale di calcio Marco Materazzi. Il momento più bello della Grifonissima è la partenza. E quando tutti i bambini possono arrivare lì a Santa Giuliana. Quella è storia. Quindi teniamocela stretta, ancora grazie, spero di poter stare con voi e insieme a voi per altri 40-50 anni della vita. Almeno, perché spero almeno di avere 80-90 anni. Poi continueranno i nostri bambini tutti, coloro che amano per vita. Grazie. Grazie. Grazie.